buonasera a tutti. È stato un piacere grande pochi giorni fa ritrovarci, appunto dopo quasi 30 anni e dopo aver fatto delle cose belle, vissute delle serate di cultura, di musica. Quindi abbiamo tante cose che ci portiamo appresso, tanti ricordi e tanta esperienza sicuramente. E io desideravo da tempo che Alessandro Parente tornasse con i suoi musicisti anche in questa nostra comunità, perché c'è qualche cosa di profondo e di magico, che è poi quello che è nascosto dentro la musica popolare. La musica popolare, all'inizio Alessandro diceva il progetto La scatola del tempo, del vento, scusa, La scatola del vento ci aiuta a ritrovare le nostre radici. La musica popolare è proprio la musica delle radici, è quella musica che non è una musica di secondo piano, è la musica delle nostre terre, è la musica delle nostre anime, è la musica più nobile che noi possiamo ascoltare, che noi possiamo accogliere, perché è la musica che parla di noi. Mentre tutte le canzoni e tutte le composizioni che noi possiamo ascoltare le applaudiamo, sono belle, eccetera, ma nessun genere come la musica popolare interpreta i sentimenti più profondi delle nostre anime insieme tante volte alla nostra nostalgia. Quindi c'è un misto di ricordi, di sentimenti. Ecco, poi quando questa musica popolare incontra una storia, un racconto come quello di questa sera, allora risboccia la poesia del Natale, la bellezza del Natale. Quindi questa sera un po' abbiamo assaporato il Natale con questa meditazione musicale straordinaria. Poi ho apprezzato molto anche il fatto che la musica popolare, questo è proprio il vostro lavoro, che la musica popolare possa avere delle contaminazioni con il pop moderno. Questo non è scontato, perché bisogna saperlo fare. E queste connessioni che ci sono state questa sera, le ho seguite, le ho studiate mentre voi le seguivate, le ho studiate da Rizzo Ortolani ai Beatles, eccetera, passando, insomma, senza che faccia adesso tutto l'elenco, però i pezzi me li sono studiati tutti, quasi nota per nota. E quindi questo è davvero molto molto interessante, perché poi ancora di più va a colpire qualche cosa che sta dentro di noi, e che è quella parte proprio più intima dove noi portiamo anche i nostri ricordi più cari, no? Perché poi ci sono le canzoni che ci ricordano anche i tempi, i momenti della vita. Diciamo che questa sera questa scatola del vento si è aperta e noi siamo stati tutti investiti da questo colpo di vento della musica popolare. E allora per questo grazie ad Alessandro, speriamo di trovarci ancora e trovarci a fare delle cose belle insieme, e grazie a tutto il tuo gruppo, a tutti i tuoi musicisti, alle voci, dalla voce alle voci narranti, ecco, a tutta questa squadra di questo bellissimo progetto. Grazie, davvero grazie, e buon Natale a tutti.